Ciao ragazzi, ciao e benvenuti a questo nuovo video. Ci siamo ritornati su Monster Hunter Generations Ultimate con il quinto episodio della quinta settimana della seconda stagione, se non ricordo male. Oggi ragazzi, prima di qualsiasi altra cosa, oggi sblocchiamo la missione Jet. Basta, a prescindere, tra l'altro oggi è una puntata piuttosto breve del solito, più breve del solito perché sto registrando di pomeriggio. Oggi, prima di qualsiasi altra cosa, sblocchiamo e facciamo la missione urgente. Ma prima di andare a sbloccare, a completare l'ultima missione chiave con cui ci siamo lasciati l'ultima volta da fare, praticamente, perché la scorsa volta mi è partito il turbo sulle missioni chiave da completare per sbloccare la fatidica missione qui alla base di caccia di difficoltà 7 stelle. E praticamente le abbiamo completate tutte quante, ci sono fatto di una, martello contro lama, che adesso andiamo immediatamente a fare, ma prima ho un paio di cose da dirvi. La prima è che off camera, ancora una volta per conto mio, sono riuscito a completare alcune delle poche missioni che mi erano rimaste da completare. Purtroppo non le ho completate tutte, perché alcune conto ancora di completarle quando avrò mi sarò potenziata con l'equipaggiamento di della terza, che avrò nella terza stagione. E innanzitutto l'ho riuscita a completare nell'arena Ognuno è il suo re, che per chi lo vuole sapere ha sbloccato l'abilità graffica rapida terza. Poi The Hunter Games, che è stata più o meno micidiale, che ha sbloccato momento critico terzo. Poi ho fatto Tempesta in arrivo, che non ha sbloccato niente. E per concludere ho completato Terra a rischio, che chiedeva di cacciare il Durambo Sweeper. Poi abbiamo provato a completare anche le fiamme della guerra e ancora una volta la via del Wyvern, ma siccome entrambe partivano con entrambi i mostri in campo, ho pensato no, mi sono rifiutata a prescindere. Quindi ora che abbiamo fatto tutte le premesse che c'erano da fare, accettiamo la missione Martello contro lava, che neanche a dirlo è ambientata alla fossa vulcanica, e vediamo dentro quanto tempo riesco a ripigliarmi con Monster Hunter col primo mostro. Ho trovato due mostri nella fossa, entrambi dotati di armi di qualità, una affilatissima lama e un martello da combattimento. Martello da combattimento che ricordiamoci essere posizionato niente poco di meno che sul mento. Aiuto, non finiremo mai di leggere la descrizione. No, non è vero, invece sì. No, cosa ho fatto? Ok, mi faccio finire di leggere. Sono armi troppo pericolose, devono essere catturati, cioè uccisi, perché tutte le volte qui non si capisce mai se si intende cattura, non cattura, caccia, non caccia, ma vanno cacciati, ve lo dico io. Sempre termini ambigui utilizzo nelle descrizioni delle missioni. Ah sì, un'ultima cosa che devo dire ragazzi, nel mentre che picchiamo finalmente questo Uragan per l'ennesima volta, perché anche l'Uragan sa già quei mostri che avremmo visto almeno 10 volte ormai in questo gameplay, ho comprato un controller nuovo. Come promesso, la puntata, questa qui che sto giocando adesso, finalmente la registro con un controller nuovo, come avevo promesso. Qualcuno mi tiri una botta? Qualcuno mi tiri una botta? Stanno tutti quanti dormendo? E allora mi tiri una botta lei con le pedate, raga, no, come l'ho detto. Pensate raga che giocando off camera per le poche missioni che sono riuscito a completare, testando di conseguenza questo nuovo controller, mi sono resa conto del fatto che il vecchio controller, che aveva ormai 3 anni di usura, era talmente usurato che non solo le levette, la levetta sinistra e la levetta destra erano già ormai andate tutte e due a farsi maledire, ma erano talmente rovinate che, cioè, a fatica, a delle volte non rilevava l'input dei pulsanti. Era rovinatissimo il vecchio controller, l'ho ufficialmente mandato in pensione, l'ho messo nella riserva, tra virgolette, nel magazzino dove, tra virgolette, tengo tutti i miei controller. Fantastico, lieta di sapere che in questa casa c'è Glavenus. Oh, ma tutte queste missioni che hanno notato che c'è almeno un momento dove il mostro, dove incontro entrambi i mostri, c'è sempre almeno un momento dove incontro entrambi, proprio questa è sfiga. Ahia, Gesù Cristo, però con il Gravelus in mezzo sono tentato a combattere lui adesso. No, picchio lui, basta, picchio lui ufficialmente.
A meno che non intenda andarsene per conto proprio, ma non credo, assolutamente. Lo macchio e vaffanculo. No, ok, pensavo che... Oggi salto, vai, 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 sì! La ciotola qua ti va a mandorla, grazie! Gabriel si è troppo un po' fiscato con il fatto che poi con le sue boccate è precisissimo, mi becca quasi sempre. Adesso vediamo se riesco ad essere chirurgica come ho raccontato di essere stata in alcune catch of camera. Il problema è che è difficile essere chirurgici quando in mezzo c'hai un mento di pietra. Sì, parlo di te, Uragan. Io vorrei essere chirurgica, però sapete, c'ho in mezzo un corpo. C'è un corpo vivo, tra l'altro vivo, quindi ecco, rompe triplamente i coglioni. Non so come sia riuscita a non bestemmiare di già. Perfetto, però intanto il carissimo Glavinus è andato a terra per una volta, dai, per una volta ce la concediamo. Sono a rischio, sono a rischio. Sono a rischio in una maniera allucinante. Giuro che adesso esco. No, adesso esco, non mi fido. Non mi fido. Esco, non mi fido. Non mi fido assolutamente a stare in campo con due stronzi. Ecco, che dovevo avere tra l'altro due pozioni. Ho notato che in queste missioni chiave hanno tutti quanti avuto, salvo la caccia al Blackidius, perché c'era solamente lui, la bellissima fissa di farmi, di presentarmi a me una buona volta, entrambi i mostri. Signor, senta, no, è vero che in quest'area io fatico a combatterlo perché c'è questo dislivello di merda che mi impedisce di colpirlo bene. Senta, Uragan, può andarsene. Vabbè, poi tira una bomba letale su qualcuno, così qualcuno si allontana e io faccio un combattimento decente con qualcuno, perlomeno. Porca puttana, mi sono preso un infarto! Porca puttana, mi sono preso un infarto, me lo sentivo che stava per arrivare una spadata, ma non pensavo di essere ancora troppo vicina, bastardo! Porca puttana, ho preso uno spavento. L'ho visto saltarmi da dietro anche se nessuno l'ha inquadrato. Mi sono preso uno spavento, Gesù Cristo. Oh, grazie a cielo quello che si è spostato è proprio Glavinus. Ecco, fatto. Così per un po' perlomeno riusciamo a fare un combattimento decente. Che cecchino con ste... boccate, l'ho detto che è un cecchino. Per quello mi conviene ucciderlo prima dell'Uragan. Madonna, tra l'altro in due colpi mi ha ucciso, cioè Baba prima è stata uccisa in due colpi. Adesso arrivo qua, ma allora non ho fatto il tempo neanche ad arrivare, che è morta pure lei. Aiuto, Cristo! Uno, due, tre, quattro, ale. Vai, Glavinus, fatti colpire. Non mi fido, basta. Io dopo quella puttanata, dopo quello svenimento, non mi sento più sicura di me stessa. Il colmo se muoio di nuovo, eh? Il colmo. Ma Gesù benedetto! Bene, l'ho preso in pieno, gli sono andato addosso. Pensando di poter schivare, ma a parte che è in una posizione che sia che andavo a destra sia a sinistra, la beccavo lo stesso, perché c'era troppa distanza da percorrere con una sola... cioè, non era abbastanza, non bastava una capriola. Vai di troppo la mandorla, giusto, giusto, dove sta lui? Sì! Guduria!
un po' di suspense, arriva la vendetta, Glavinus. Adesso arriva la vendetta, perché sennò mi parti il filo di mitigliarti bene, Non duri neanche 5 minuti! Bene. Bene, visto come mi parte il pirlo. Io che ho la brillante da 10 stai di pomeriggio, perché proprio perché andiamo troppo avanti con le settimane, rischiando di arrivare a giugno, che sono ancora qua a registrare. Io, perché bello è questo, io adesso sto registrando che è lunedì, non posso più registrare il lunedì in teoria, perché la mattina vado all'università e quindi di pomeriggio sono esausta. Però volevo ammazzare le due in qualche maniera, perché c'è una certa tensione, tra virgolette, io non voglio passare tutto il tempo oggi in casa con la tensione addosso. Quindi voglio ammazzare il tempo. Oh, bravo che ti allontani sempre di più dal Luagan, bravissimo, ti voglio bene. Mi hai buttato giù dalla mappa, letteralmente, ma ti voglio bene che ti allontani dal Luagan, bravissimo! Io in teoria non dovrei registrare di lunedì adesso, perché posso al massimo registrare di pomeriggio, visto che la mattina sono via, e quindi, visto che la mattina sono via, arrivo di pomeriggio a casa, che sono stanca morta, quindi non dovrei registrare da stanca. Però sono testa di cazzo, io visto che voglio giocare per passarmi il tempo, quindi mi sono detto già che ci sono registro. Perché altrimenti io registro soltanto adesso 4 ore neanche di video per il canale YouTube, che equivalgo a 2 puntate. Cioè io praticamente adesso faccio solo neanche 2 puntate a settimana. E la cosa non mi sta bene, praticamente, perché ho paura di arrivare al... tipo siamo già quasi fine marzo nella mia testa. Cioè tempo letteralmente 6 puntate, siamo ad aprile, ecco. Quindi adesso mi faccio la cortesia, Glavinus, di non risultare troppo sclerotico, perché io oggi voglio far passare le 2 ore in fretta e fare una puntata decente, una puntata bella. E quindi, mamma mia, stia zitto! Mamma mia, stia zitto, bastardo! Porca puttana, che 10 volte che ti rivedo, 10 volte che mi fai il culo con sta spadata di merda! In tutte le fottute puntate in cui ti rivedo, bastardo! Che mi ha scritto, dai che sto entrando nella modalità zen, dai che ce la posso fare. Vai, mamma mia. Adesso mi assicurerò, Glavinus, che tu non ti faccio più troppe beffe di me con sta spada, 1, 2, 3, 4, olè. Non guarda me, che culo. Aspetta, ok. Mamma mia, mi ha spaccato qui! È vero, perché c'ha metà vita e quindi si spacca con la metà dei colpi. La metà dei danni! Sulla carta sono danni, sì, tipo letteralmente si spacca dopo tot danni. L'ho preso tantissime volte in testa. Mamma mia sei ridicolo, Glavinus, mamma mia sei ridicolo. Io che tutte le volte mi stupisco di vedere gente che zoppica troppo, ma appena 7 minuti di mazzate buone. Perché boh, non lo so perché, continuo a stupirmi. Io quando vedo che siamo a malapena 7 minuti di bazzate buone mi stupisco. E la gente zoppe chi di già, perché sono abituata probabilmente al tempo che si impiega nelle cacce singole per quello. O al fatto che per l'appunto nelle cacciatone impiego di solito un totale di 35 minuti minimo, perché ad ammazzare 5 mostri tipo
finisce per passare, finisco per passare 35 minuti. No, sarebbe stato bello sfruttarlo alla fine, ma non ce l'ho, non ce l'avrei mai fatta. Ah, lì! Un attimo, che di solito... Ok! Non ti è piaciuto, eh? Non ti chiamo lo sceme solo perché so che ti manca poco. Ti manca poco e di conseguenza io impiego naturalmente un'eternità. Allora. Non c'è, però sono arrivata che lui ha appena finito di ruggire e giustamente rigruggisce perché non ha visto nessuno scontrarsi. Uno e non arriva la seconda. Ecco fatto, visto, non è stato per così difficile. Il problema è che il Monster Hunter è un attimo, che basta che ti sfottano, basta che tu non entri nel ritmo e basta un po' che colpi per ucciderti. Bene, adesso penso che Luragan è qua, perfetto. Tempismo perfetto, signor. Non so dove sia, ma adesso la vedo la macchina. Penso che sia di sopra, perché viene, no, veniva dalla 9. Come minimo ha avuto tutto il tempo, è andato a dormire, magari si è ricaricato tutti i punti vita, come minimo. Allora, dove cazzo è stata fissata la trappola, domanda? Dov'è la trappola? Dov'è la trappola? Di Maldi? Ah, è qua, ok. Signor, venga qua per favore, per cortesia, dai, per cortesia, devi fare un passo avanti, va bene che c'è un cadavere in mezzo. L'effetto di pescato è sbagliato, bene, vai. Ma io devo smetterla di puntare sulla strategia del faccio andare il mostro sulla trappola, devo smetterla. Ma devo smetterla, devo smetterla. Guarda, ci vado da solo. Io mi ho buggata nel, giusto un attimo, nella bellissima roccia, però va bene. Non si vede niente! Qualità, signori! Alta qualità, solo alta qualità su sto canale! Infatti i miei video non si caga nessuno perché sono di alta qualità. A nessuno piace l'alta qualità. Levati! Raga, io giuro, sono in mente che forse entro la terza stagione la smetterò quando le mie compagne piacciono una trappola di continuare a sclerare contro il mostro perché impiego un'eternità ad entrare nella trappola, giuro che la smetterò e anche se pezzerà la trappola io picchierò come se nulla fosse il mostro di turno, giuro. Tra l'altro parlando di mostri mi converrà da un'occhiata ai mostri che mi chiederanno di cacciare nelle missioni chiave, perché casomai dovesse capitare una missione chiave dove io devo cacciare dei mostri che magari può capitarmi di cacciare prima grazie ad una secondaria di semplice farming, evito magari di fare quella missione effettiva on camera e aspetto di fare la missione chiave di turno che mi chiede di cacciare effettivamente quel mostro o la richiesta di turno, perché vorrei che alla fine la terza stagione uscisse come la stagione più breve di tutte e tre alla fine di questo lunghissimo gameplay su Monster Hunter GU.
perché appunto la metà di questo di questa seconda stagione è stata tutte le missioni della lista missioni. Adesso ho cominciato a farmi vedere solamente le missioni che mi interessano, mentre le missioni di farming finalmente ho deciso di farlo off camera per conto mio e di presentare solamente le richieste e le missioni carine, tipo le raccolte e le missioni di caccia miau e naturalmente le richieste, l'ho già detto, però imparate a averne già dette le richieste. Per la terza stagione intenderei proprio evitare il più possibile di... Ha una bellissima faccia, guarda, di mostrare missioni che sono solamente farming, perché è vero che a me interessa assolutamente vedere tutti i mostri come sono a difficoltà di tutti, voglio vederli tutti quanti, però vorrei anche evitare di fare delle missioni doppione, ecco. Quindi se tipo mi capita di fare la missione secondaria di farming di la Ratan in grado G e poi mi becco una secondaria che mi chiede di cacciare la cioè una secondaria inteso come richiesta di fare la Carla Ratan sempre in grado G, poi comincio a pensare tra me, ecco, adesso ci vediamo la Ratan una seconda volta che alla fine la Ratan l'abbiamo già vista, ecco. Quindi per la terza stagione vorrei evitare il più possibile queste scene. Ovviamente Wagan mangia rocce, perché Wagan, forse qualcuno di voi non lo sapeva, ma si nutre di rocce, altrimenti come si spiegherebbe l'intera corazza di roccia che ha e soprattutto il suo mento? Anche Gradius mangia rocce, lo ricordo, anche Basarius quindi. Grazie Baba, all'ultimo, ma grazie, gentilissima! E qui sarà meglio che eviti di venire fatto fare una seconda volta. È incazzato. Ma presa in pieno, micidiale sta cosa, perché se faccio tuc, poi me la prendo inevitabilmente. È tornata mandorla. Senta, dove sta andando? Quale passaggio dovrebbe essere questo per la zona 4? Non mi faccio domande. Ecco, sapete qual è un'altra cosa bellissima che mi viene in mente, che in una puntata, non mi ricordo quale, due puntate fa mi sembra, ho elogiato il fatto che in Monster Hunter World hanno finalmente reso i Wyvern volanti dei Wyvern accettabili. Tra l'altro giusto ieri, letteralmente ieri, mi è capitato di un video del canale Team Darkside, che è un canale che seguo in inglese, è a tema Monster Hunter, con un video che si intitolava "Ho cacciato Monster Rathalos in tutte le generazioni". E a un certo punto scorre dei commenti, ho visto uno che ha scritto: "Ci sono voluti 17 anni, ma alla fine sono riusciti a rendere Rathalos su un combattimento più di un qualcosa di solamente tollerabile". Non avete idea di quanti mi piace avesse quella scritta. Per dire che ci è voluto mostrare il Guys per rendere un combattimento con Rathalos veramente decente. Per quel che mi riguarda, già da Monster Hunter World è già bellissimo il Rathalos. Però è anche vero che i Monster Hunter Guys hanno aggiunto degli attacchi nuovissimi e fighissimi al Rathalos. Tipo, penso soltanto a quando si mette a sparare la colonna di fuoco alla sua sinistra o alla sua destra, o quando soffia il fuoco a terra. E poi te lo lancio addosso, così, all'improvviso. E gli hanno aggiunto degli attacchi bellissimi in Monster Hunter Guys, vero? Però per me è già fattibile da Monster Hunter World, è già bello da combattere da Monster Hunter World di Gaffos. Ma a parte questi dettagli che non ci servono, era per dire che mi ha fatto tornare in mente quello di cui avevo parlato nella puntata che proprio avevo registrato neanche la settimana prima, mi sembra.
Quindi, a parte il mio piccolo momento di gloria in cui mi sono detta: ah, vedi che non ero l'unica a pensare che i Griffon volanti in generale erano programmati con il culo prima di Monster Hunter World. Chi vuole intendere intenda, non so mi spiegare più o meno, ma se mi capiterà ve lo rispiegherò brevemente, perché per me i Wyvern volanti fanno cagare in questo gioco. E poi avevo detto in quel video, in quell'episodio, se c'è una roba che hanno migliorato tantissimo i Monster Hunter World è senza dubbio il combattimento con i Wyvern volanti. Finalmente in Monster Hunter World abbiamo dei combattimenti con i Wyvern volanti che non ti mettono ansia, solamente con mostri che si gira a guardarti, ecco perché era quello il problema nei vecchi Monster Hunter per quanto riguarda i Wyvern volanti. Gaffalos in primis, proprio il Gaffalos. È proprio il Gaffalos quello con più problemi. Poi avevo detto che un'altra roba che ha migliorato tantissimo il Monster Hunter World è la mappa. E più ci penso dico, meno male che le mappe in Monster Hunter World non sono più come quelle di una volta, perché ad esempio penso proprio che in una mappa, se la fossa vulcanica a sto punto fosse in Monster Hunter World o in un Monster Hunter comunque con l'open map tipo appunto World of Guys, penso che l'area 3 sarebbe a sto punto posizionata al di sotto della mappa 4, cioè rispetterebbe la geografia effettiva del posto, perché se c'è una cosa che hanno a cuore nelle mappe di Monster Hunter World è la corrispondenza fisica delle zone poi nel posizionamento della mappa, cioè nella mappa della zona. Intanto qui ce l'abbiamo fatta, dai, tu vedi le aree che sono sistemate nella mappa graficamente come le esplori effettivamente nella mappa, nel posto dal vivo nel gioco. Quindi se tipo la mappa alla zona 4 sta di sopra dell'area 3, ti posizioni, ti orienta la mappa su più piani e tu puoi vedere che sotto l'area 4 ci sta l'area 3. Fosse in Monster Hunter World la fossa vulcanica sarebbe orientata così con il posizionamento delle aree letteralmente. E niente. Questa, ripensarci, è un altro miglioramento che fa piacerissimo da vedere in Monster Hunter World quando giochi, perché non solo non c'è più una schermata di caricamento tra un'area e l'altra, ma c'è anche una mappa che effettivamente riprende in modo fedele l'area 3D che tu esplori con le tue gambe nel gioco. Detto questo, ragazzi, finalmente, ti prego dimmi di sì, ti prego. Che non vedevo l'ora. È dall'episodio 1 di sta seconda stagione che aspetto questo momento. Sì. Sì, ragazzi. Adesso, prima di fare qualsiasi altra cosa, le missioni di caccia mia aspettano. Le secondarie che chiedo di Gaffalo Sipper idem. Perché finalmente abbiamo sbloccato la missione urgente. E questa volta non ci sono dubbi. Questa volta è il nostro bestione. Ah, sei qui, ti stavo aspettando. Ci sono notizie. Abbiamo perso i contatti con la spedizione inviata a investigare nell'altro Wyvern. Sai cosa significa, vero? Non possiamo permetterci di sottovalutare ancora il problema. È nostro dovere andare a salvare i membri della spedizione al più presto. Quindi, qui alla Wicademia vorremmo che fosse il nostro cacciatore più in gamba ad affrontare il Nakarkos. Non guardarmi con quell'espressione vacua da Kelby. Ovviamente stiamo parlando di te. Chi ha l'espressione vacua? Se ti è già chiaro come agire, procedi. No, abbiamo un istante da perdere. Buona fortuna, giovane. Oh, e ora non vedevo l'ora che me lo dicessi. Manager, non vedevo l'ora che me lo dicessi. Non vedevo l'ora. Qui abbiamo il ricercatore che mi prepara dei nuovi rapporti. E cos'altro? Altri giri, altri rapporti. Mi ha aggiornato la lista mostri, ok. Mangiamo il riso, così non me lo dimentico. E poi parliamo con la missionatrice. Assicurazione fai in questo, assolutamente. Spero di non svenire, però assolutamente questo. Vai, tutto, minchia, vita extra. Bonus per il fatto che mi rimangono gli status del pasto dopo lo svenimento. Ma tieni tutto. Vai!
Ehi, ehi, il Nakako è tornato e indovina che la missione urgente di cacciarlo? Esatto, tu! Sfortunatamente nessuno sa nulla di questo mostro nel Malawi Academia. Chiaro, a parte che ha due teste ed è oltremodo elusivo. I mostri che ha attaccato e gli sventurati che l'hanno incontrato ne saprebbero di più, ma... Beh, lasciamo perdere questi tristi dettagli. Ti auguro buona fortuna e torna indenne, assolutamente. Noi abbiamo già notato durante il nostro primo incontro, cioè io l'ho già fatto notare durante il nostro primo scontro con Nakarkos, che le teste, dopo aver colpito un po', letteralmente andavano in frantumi. Quindi ho già spoilerato che non è in verità un drago a tre teste, ma è un mostro che si traveste da drago a tre teste. E ora finalmente con la missione Stella Infernale lo vedremo scatenare tutta la sua potenza. Vai! A tutti i cacciatori, da ora l'eliminazione del Nakarko sarà la massima priorità per la Wiccademia. Unite le forze e portate a termine questo incarico. Che la buona sorte sia con voi. Ma raga, ammirate bene questo paesaggio surreale e iper grottesco, perché potrebbe essere l'ultima volta che veniamo qua. No, non è vero in verità. Mega spoiler, ci torneremo anche per la terza stagione. E perché mi regala le bombe soporifere? Vabbè, io le prendo. Prendo anche i picconi. Posso picconare le ossa di Nakarkos. Vabbè, non mi interessa in verità. A me interessa solo buttarmi e tornare finalmente qua sotto a picchiarlo e porre fine a quello qua che ho iniziato. Ma salve a lei, carissimo. Mi assordi pure, tanto non posso, ecco. Questo nuovo controller comincia a vibrare ancora prima che il mio personaggio si stordisca, cioè come per dire, ecco, adesso finisce. Allora, perché non si ricordasse come funziona il Nakarkos, perché letteralmente è passato un'eternità, dopo un po' di tempo lui quando si incazza cambia letteralmente aspetto alle due teste. E questa è una carica che ho bloccato prima di coprirlo. E quindi quando cambia le teste alle sue teste finte, una volta tipo una si comporta come un corno di Kirin, una volta si comporta come la spada di un Glavlos, una volta come il mento di Uragan per dire, oppure addirittura la melma di Biachidios, non so se l'ho già detta. Si diverte, è molto pittoresco, per questo è uno dei miei draghi preferiti. Cioè, va bene che Shai svalda il Monster Hunter World Iceborne, anche lui si diverte tantissimo a travestirsi da Trigoba che sembra uscita da Shadow of the Colossus, però messo per gusti personali contro uno che si diverte a travestirsi da altri mostri, mi spiace, ma vince il secondo. Nel senso che proprio si gioca anche le mosse di altri mostri. E qui ora non posso più concedermi di rotolare o venire balzata via, perché basta solo che rotoli per finire tipo un involtino di ossa, però. Ok, vabbè, l'ho preso in faccia, chi se ne frega. L'ho preso in faccia, meglio che venire involtinati, perché mi immagino che tipo l'impalatura, è tipo l'impalatura, penso che sia il corrispettivo dell'impalatura del fritto per noi, cioè, quando il Nakarkos avvolge i resti delle ossa, con i resti delle ossa, i corpi dei poveri che finiscono... Ah, demonio morto! Vabbè, avete capito quello che ho detto prima. No, tu non mi spari. Beh, se non mi vieni neanche addosso, preferibilmente. Grazie, carissimo. Volevi... Vai. Bene, una l'ho fatta fuori. Cosa che mi sono sempre chiesto del Nakarkos, quando vieni finalmente a vedere com'è nella fase finale, ti chiedi: ma come sta cazzo carica? Come sta cazzo caricava? Quando gli partiva la carica qui in modalità di Diago del test, ma soprattutto come faceva a vederci con le teste finte? È questo che mi sono sempre chiesto. Nella mia testa, Nakarkos ha degli occhi pure sui tentacoli che travestono la testa, perché altrimenti non mi spiego nulla altrimenti. Allora, prendi roba, sono frecce queste.
perché ha deciso lei volontariamente di venire qui. Raga, meno male. Aia, tuc. L'ho preso in pieno. Devo tornare a abituarmi a come si muovono queste teste. Ecco fatto! A posto, vai, si faccia picchiare qui su questo pezzo della colonna vertebrale. Che non le dà molto, non le fa molto piacere, lo so, ma devo farla fuori, signor. Sa, lei si diverte troppo a fare il tiro al bersaglio con le proprie aeronavi che passano di qua. Adesso si immerge. Ma ce lo facciamo senza Sean un altro po', cazzo. Ok, questo sta fuori a fare la cogliona. La potenza dell'arma è diminuita, eh? Bene, si è messo in assetto da... Per favore mitragliatemi con le baliste, perché non c'è dubbio che io ascenda. Dai, c'è una balista qui. Io gli sparo tutto sulla schiena, perché se capita che lo stordisca... Ah! Niente. Se capita che lo stordisca, stavo dicendo... Mentre in acqua non posso fare niente. Punto a spaccarti la schiena. Ti spacco la corazza addosso. È l'unica maniera, tra l'altro, questa per spaccargli la schiena, penso. Riuscirà già da dentro il terzo caricamento della baga dello sciame ad evocarlo, o Nakako si riuscirà a sfotterla per la terza volta? No, perché oggi è la puntata della gente che mi sfotta, a quanto pare. Spero che con la prossima missione sarò più fortunata. Oh, lo stordito, posso colpirlo sulla schiena? Vai. No, non posso. Senti, lo butto sul tentacolo di fine. E vabbè, mi sono persa, non trovavo più la... Non trovavo più la bellissima spina dorsale, tipo la vertebra arcobaleno. La vedo indeciso, signore, eh? No, non è indeciso. No, non è assolutamente indeciso. Ma buongiorno! Buongiorno a lei, carissimo. Io continuo a pensare che comunque c'abbia degli occhi sui tentacoli, perché non mi spiego come cazzo faceva più a caricarmi, andando in retromarcia, e soprattutto a puntarmi andando in retromarcia, dato che mi stava puntando col culo. Ma va bene. L'input della musica è bellissimo, comunque. Ecco, ed eccolo che cambia, che fa cose. Guarda. Madonna! Aiuto! Io di solito puntavo aiuto! A quella conciata come una mazza di Huragan. Vai, perché la spada era troppo pericolosa quando mi colpiva. No, sono un involtino primavera, aiuto! No, Gravelus, ma ho tolto le scatole già prima, guardi che... attenzione! Ecco fatto. No, non l'ho ancora rotta. E dopo averlo colpito tante volte sui tentacoli, finalmente se ne va via. Oh, se ne va, dicevo, tutto il gas schifoso che non è ancora andato via. Il gas schifoso quando va via posso finalmente avvicinarmi a picchiarlo, ma adesso non posso ancora avvicinarmi a picchiarlo. Non vedo l'ora di avvicinarmi al suo bel faccino, carissimo.
Questo gas però per il momento è tossico. Dai, però lo Shen ha fatto il suo sporco lavoro in questo minuto in cui io non ho fatto tanto. Uno. Il tentacolo da far fuori conciato con tipo la modalità fuoco è terribile. Ale! Vabbè, io rischio, mamma mia! Mamma mia, corri! Ok. Ok, gli è andato via. Ma gli è andato via in generale anche il... No, non il gas non è andato via. Grazie per l'ammazzata sulla schiena, ci è voluta. Prima ho ricevuto una spadata sulla colonna vertebrale, me l'ha probabilmente tagliata in due, però... Dopo quella sono miracolosamente comunque riuscita a tornare all'accampamento. Posso! Vai, si fa spicchiare qua, che tipo potevo spaccargli la faccia anche tre volte, ricordo. Cosa fa? Un attimo, perché io ricordo solamente la faccia che fa quando... Ricordo solo la faccia che fa quando sta per buttare il teschio che c'è sulla testa a Pega. Ricordo solo quello. Dai, signor! Non sia timido, si faccia che in piedi mazzate qua sul muso! Che finalmente si fa vedere, vuole che non ne approfitti? Io faccio troppo più. Ah, intanto il tentacolo suo destro. È in modalità per chiudere sul tentacolo sinistro. Destro. Ne voleva armi! Aiuto! Mandolo una botta, grazie. Minchia, non mi sono mai permessa di avvicinarmi al tentacolo conciato come il Berkidos. Mai. Vai! Vai finché posso! Beh, adesso la testa si lana. Ah, di qua devo salire, ok. Dovevo salire di qua, grazie per... Meno male che ci sono le frecce, altrimenti non me lo ricordavo mai. Ci sono le frecce! Vai! Non ti è piaciuto, eh? E non avete ancora visto tutto, eh? Non avete ancora visto niente. C'è ancora un'ultimissima sorpresa quando si incazza a morte. Ecco, tipo adesso. Ecco, adesso spamma l'elemento drago. Adesso non lancerà tantissimo. No, perché è meglio per me che stia proprio davanti. Ecco, perché là sono... È pericoloso stare lontano adesso. Se sto lontana, sapete com'è? Ci sono i loro tentacoli che mi sparano, quindi, insomma. Vabbè, come evitare in modo molto trasgressivo le sfere, le gaggi di energia di Nakarkos. Tranne quando lo fa lui, però. Ecco, quando lo fa lui mi devo levare. Male, io ho spaccato tutto. Ok, no, allora si poteva spaccare la schiena anche così. Bene.
come minimo stiamo già finendo, perché conosciamo solo talmente forte che... Mazza la ura che hanno beccato, vai! Basta, ormai vado... Vado a culo, ti becco becco con... Come, signor... Ah no, perché è andata giù l'altra testa a spararmi, ecco perché. Mi stavo chiedendo come fosse possibile... che partissero i raggi. Qua mi sono ricordato che quando partono i raggi da sottoterra è perché c'è l'altro tentacolo che mi spara. Vai, signor! Senta ste mazzate! Ecco, adesso è rosso con il vapore di merda. Ecco, questa è l'ultima che ci mancava da vedere. Il cono con i fulmini. Ecco, il cono con i fulmini lancia dei fulmini all'agio, questo tipo. Aiuto, aiuto, aiuto. Ecco, sono giusto esplosa. Ma perché tiro le bombe soporifere? Ma che non mi servono le bombe soporifere adesso? Buona sapersi che da caso se sono attacchi con armi soporifere si può addormentare, però. Aiuto. Ecco, di nuovo. Ma poi cosa dovrebbero significarmi questi cristalli? Ah! Di nuovo! Prima volta comunque in tutta la mia vita che affronto in Dakarco facendo fuori tutte le forme dei suoi tentacoli. Ma è successo, ragazzi, è un evento questo. Dove sei carissimo, quindi a conti fatti il Nakakos è un mostro che ti lancia tutti gli elementi addosso a conti fatti, attenzione. Ti sei che incazzato? Come l'ho evitato? Non lo so nemmeno io. Ecco fatto. Io ho giusto tagliato un pezzo di tentacolo, un pezzettino però, un pezzettino. I miei timpani, il mio personaggio torna a casa che non ha più timpani, tutto dopo sta caccia. Di nuovo i timpani che partono. E ora penso che si sia inferocito a morte. Giusto un pochino, credo che si sia inferocito a morte. Infatti, via. Madonna, via. Aiuto. Ecco, a posto. Bene, ora che abbiamo visto tutti i suoi attacchi praticamente, ora non mi faccio più problemi. Madonna, un'altra volta! Certo che si ferma proprio quando sta per sfiorarsi il tentacolo, cioè... Non è che aspetto un attimo... No, proprio rischia di... Incenerisci il tentacolo, può farmi malissimo. Vabbè, sti cazzi, un tentacolo vale l'altro, abbiamo capito, l'ho imparato. Ok. Tocca io? Ok, no, va bene. Va bene, ti chiudo il tentacolo, va bene.
giustamente come il mento dell'uragan da problemi facendo tremare tutto. Ale, non ti è piaciuto? Bene, sei incazzato, ma io l'ho zittito, gli ho detto stai zitto! Però converrebbe che io, madonna, converrebbe che io facessi fuori questa lava di fuoco. Comunque, conti fatti da calco si lancia tutti gli elementi, cioè il fuoco, l'elettricità. Cioè, ecco, solo l'acqua non ti lancia, solo l'acqua. Madonna. Ma magari glielo concediamo dato che è un fottuto calamaro. Quindi sapete, magari un calamaro che ti spammava l'elemento acqua addosso non è che sarebbe risultato come il massimo della creatività. Me ne stai facendo usare di gote però, credo che si sia incazzato, credo che vada a fare il pagaggio, credo. No, non uso niente, ma semplicemente ho detto adesso faccio cose. Si sta caricando, io allora mi riavvicino qua e ti sto attaccata finché non ritorna il gas, o chiami il gas o io ti sto attaccata, mamma mia! Vai, sali, oh! Ecco, Ale! Penso che un ultimo giro con lo sciame dovrebbe finirlo, penso. Va bene che il boss finale, beh, il boss finale non dura in eterno. Però poi capire anche tu, bastardo. E io controllo quando succederà. Perché lo farò in nome di tutti quelli che hai buttato giù, bastardo. Questo corri in faccia direttamente, vai. Non ti è piaciuto, eh? Non ti è piaciuto, eh? Raga, questo si meriterebbe un bel ritorno di Monster Hunter Wilds, sapete? Ma un po' tutti i draghi anziani lo meriterebbero. Però lui se lo meriterebbe tantissimo. Poi ve l'ho immaginato una Kalkos ancora più dinamico. Cioè si sono inventate delle nuove mosse per Garfalos. Ma io mi immagino che si inventino tantissimo anche nuove mosse per una Kalkos. Ma poi il fatto che ti scatena contro gli attacchi degli altri mostri è bellissimo. Oh, sono contento, finalmente sono riuscito a vederlo. La madonna, quante robe sto prendendo? Ok, quante robe ho preso? Un po' di roba. Pelle, stupenda pelle blu, molto resistente a dispetto dell'elasticità. Poi zanna, una delle numerose zanne può sbriciolare. Non ho fatto il tempo a leggere perché ho accolto 6 volte e quindi ha fatto il tempo a finire tutto. Tra animazioni di morte, tra io che raccolgo e non ho fatto il tempo a leggere. È stato un successone, ragazzi, sono praticamente adesso tornerò veramente indenne alla base. Questa è la berletta. Conchiglia, piccolo osso bianco che si trova all'interno di una Kalkos. Conchiglia, muco luminescente più, muco che sembra possa prevenire l'usura dei materiali ossei.
sfermo, 3 più 4, corazza. La corazza esterna che ricopre in Acarcos, se ne ricavano ottime armature. Poi corazza più, corazza ricoperta da alcune e resa unica dalle numerose alterazioni subite nel tempo. Poi guscio più, ossa in qualche modo temperate dai fluidi della Acarcos. E per concludere un buon encomio G, 22 minuti e 35 impiegato e abbiamo raggiunto il G8 e abbiamo ottenuto nuovi titoli. Ed ora posso cambiare il colore dell'armatura. Quest'ultimo pezzo facciamo lo stesso, ragazzi. E vabbè, troppa roba. Leggo prima qui il rosso e basta. Oh, che ritorno trionfale! Come ci si sente essere tra i più ammirati cacciatori della Wiccademia? Oh, quanta modestia! Ma non muoverti e permettimi di lodarti come si deve. Te lo sei decisamente meritato. I membri della spedizione sono un pochino strapazzati, ma in salvo. Solo qualche acerotto qui e lì. Ho un sacco di ricerche da fare. Solo a pensarci mi viene il mal di testa. Ah, aspetta, quasi mi dimenticavo. Grazie, giovane, alla mia più sincera e sentita gratitudine. Grazie, prego, ma c'è qualcosa da dirmi, sentiamo. Vorrei presentarti qualcuno. Era una cacciatrice provenienza della Wiccademia, ma adesso sei ritirata e gestisci un'attività. La puoi trovare nella taverna dei cacciatori che c'è sull'aeronave. Tra l'altro l'aeronave dovrebbe essere qui vicino proprio in questo momento, va a trovarla. Per andare alla taverna puoi rivolgerti alla mia hostess. Oppure seleziona l'icona del villaggio nella mappa globale. Bene, la taverna. E abbiamo sbloccato l'ultima zona dove possiamo andare col personaggio, ossia la taverna. Questa sarà la nostra base nella terza stagione. Perché qua è dove ti danno le missioni di grado G. Bene, detto questo, credo che per i prossimi 10 minuti li passerò a parlare con tutti quanti, quindi parliamo. Salve giovane, come sempre tutti parlano di te, Beh, non ho avere una storia di successi da raccontare. Tieni, questo è da parte della Wicca, ok. Buono AV, attenzione. Che non so per cosa stia AV, però grazie. Salve giovane, come sempre tutti parlano di quanto sia eccezionale la nostra stella della caccia. Beh, non ho avere una storia... Ancora buona AV, ancora... ancora onore, ancora buona AV. Adesso mi regalerà uno spam di buoni AV. Ma non potevate farmi tipo buono AV per 10? Buona V lusso! Attenzione! Buona V e basta! Sono tutte quante le ricompense per aver fatto tutte le missioni secondarie, presuppongo. Buona V! Ma non potevate direttamente veramente fare un 10-25 buona V lusso! Ok, finiti. Temevo di dover fare uno spam di avanti veloce, invece niente. Sentiamo la mercante. Oh, salve! Ho sentito che hai sconfitto quel Acarcos. Ho anche sentito delle affascinanti ricerche che si stanno svolgendo sui campioni da te raccolti. Io invece me la sto qui a fare l'inventario. Non mi lamento, l'inventario è uno spasso. Gestire un negozio invece... Ascolta, compra qualcosa. Okay. Beh, qui abbiamo la nostra Dao Wiccademia. Ehi, ce l'hai fatta! Santo cielo, sono così sollevata! Tutte la Wiccademia stanno tessendo le tue lodi per aver sconfitto il Acarcos. Personalmente sono lieta che tu abbia fatto il ritorno d'un pezzo. Siamo una squadra, giusto? Promettimi che tornerai sempre in colonne. Cosa? Non sto piangendo, ho solo un'allergia dovuta a tutta la povera alzata dal gatto rogatore giù. Ho preparato per te un sacco di nuove missioni, da un'occhiata quando hai tempo. Continua così e buona caccia. Oh, sì, ragazzi, sì. Dovrebbero essere comparse loro. Intanto qua sempre la stessa steppa, devi già la steppa, questa la faccio per conto mio. Poi questa c'era già, nello spirito di Rajangi. Madonna. Poi questa è il mostramento sciacca falsa e poi ci abbiamo, vediamo, gli uccelli predatori cacciatori. Madonna che cacciatona, bestie zannute, i guiver narati, i nemici degli abissi, le bestie della possanza. E ancora non c'è niente delle missioni che voglio io. Non c'è niente. Tra l'altro ragazzi, mi fermo un secondo, devo purtroppo fare un'altra pausa, ma qui non c'è il bottone per mettere in pausa, quindi metterò in pausa con un taglio. Eccoci qua. Allora, mettere un attimo, ho fatto un attimo una pausa a bagno perché niente, a quanto pare niente. Oggi è proprio la giornata in cui non dovevo registrare, però ho deciso di registrare perché sono stronza. Ho riflettuto un attimo su una cosa. Nella lista di missioni che abbiamo appena guardato non c'è traccia delle missioni con cui io vorrei chiudere la seconda stagione, quindi...
diciamo che la situazione tra seconda e terza stagione è divenuta da questo momento improvvisamente molto molto rischiosa, nel senso che non sono più convinta se separare la seconda dalla terza stagione, però la questione è che alla taverna c'è un'altra trama letteralmente da seguire, dove vediamo la, appunto, le questioni date dalla cacciatrice, quindi sapete che c'è, mi sa che... Allora, credo che farò così. Questa seconda stagione la concluderò vedendo anche la cacciatrice qui alla taverna, perché altrimenti non mi sbloccano qua la base di caccia, penso. Le missioni con cui io voglio chiudere questa seconda stagione, perché voglio potenziarmi entro la fine di essa la mia faccia occulta, e per farlo mi servono delle missioni che qui vorrei vedere, ma non ci sono ancora, quindi mi sa proprio che dovrò andare a parlare per forza con la cacciatrice alla taverna, quindi mi sa proprio che questa seconda stagione la concluderemo con quella che fondamentalmente sarebbe dovuta essere la prima missione della terza stagione, ma ormai che appunto ho scoperto che qui non mi hanno ancora dato tutte le missioni, ho intenzione di vedere quando effettivamente si sbloccano, e quindi a mio rischio e pericolo, tra virgolette, andrò a fare la... andrò a sbloccare la prima missione della taverna, perché voglio potenziarmi l'arma. Magnifico lavoro! Hai indossato i tuoi stivali e guardato la morte dritta in faccia e gliele hai date! Da quel che ho sentito in Nakakos non è stato uno scherzetto, ci è voluto disciplina per metterlo giù. Ma grazie alla mia ben amata arena, non ho nessuna sfida troppo ostica per te. È vero, anche nella terza stagione intendo vedere nella terza stagione l'arena, gli altri devianti che non ho cacciato, oltre ovviamente alle missioni G e alla trama che c'è nella taverna, quindi sì, mi sa che comunque te condivisi le puntate della seconda stagione e della terza stagione, quindi quando ufficialmente registrerò l'ultima puntata di questa seconda stagione, comunque sia le missioni dentro al grado G definitivamente parlando, ve le metterò un po' più avanti rispetto all'epoca quando escono queste puntate. Impressionante, fenomeno, semplicemente impressionante. Aiuto, mi sono spaccata già le corde vocali. Qui c'è ancora qualcuno che vuole parlare con me. Ok, non c'è nessuno qua, c'è gente a lager preparativi, giustamente. Ho sentito che salvate i ricercatori della Wii Academy dell'Alto Wyvern battendo in Dakarcos. Un mio amico è stato così stupido da farsi sorprendere in quel caos. Credo di dovertene una. Sai, vorrei mostrarti la mia gratitudine facendoti pagare tutto a metà prezzo. Ma così fallirai di sicuro e dovrai mangiare gli avanzi della taverna, quindi nessuno sconto. In cosa posso aiutarti? Va bene, signor Armaiolo, va bene. Ho sentito che hai sconfitto quel mio ostrico terribile! Fammi indovinare! È stato tutto mio eredito dell'attrezzatura per compagni, vero? Sì, questo ci renderebbe molto fieri! Dopotutto siamo gli unici rivenditori autorizzati dalla Wii Academy! Se la nostra attrezzatura per compagni della Wii Academy ti sarà utile, ne saremo molto felici! Ok, ora sentiamo... Vado prima al gancio dei compagni, poi vado al villaggio di Berna. Chi c'è qua? Ecco! Konnichiwa, cacciamostri! Arrivi il momento perfetto, Kanbeki! Da riscatta punti in menu di mercante potrai accedere a merci speciali! Zahi, da un'occhiata! Merci speciali sono mia alto area! Conserva i tuoi punti in Wii Academy per effettuare scambi! Niao! Poi qui abbiamo... nient'altro? No, andiamo al villaggio! Chi è sto team? Gran comandante, chi è quella a sinistra? Ah, così tu sei quel cacciamostri della Wii Academy. Ho sentito parlare di te. Io sono membro della gilda dei cacciatori e sono in visita alla Wii Academy alla ricerca di un mostro. Questa artigliera è una mia collega, abbiamo altri due compagni, ma al momento sono impegnata altrove. Lieta di conoscerti, da quello che ho sentito sei in gamba. Spero di poter collaborare con te. Ad ogni modo volevo chiederti, hai mai sentito parlare di un mostro noto come Gol Magala? A voglia signora, l'avrò cacciato almeno 50 volte! No, non è vero, in verità forse l'avrò cacciato dopo controllo. C'è scritto il numero sulla tessera gita, dopo controlliamo.
Alinee come abisse scale e scagli che infettano i vostri vicini con la frenesia. Secondo la gita rappresenta una grave minaccia, come se non bastasse stato avvistato un gorma gala iper. Non riesco nemmeno a concepire l'esistenza di una bestia simile. Ora come ora non ne sappiamo molto. Ed è proprio per questo che siamo qui. Collaboriamo con la Wicca Deme per seguire le tracce. Parlando francamente, ci sono ancora molti mostri di cui non sappiamo quasi nulla. Per questo dobbiamo rimediare. Visto che anche tu lavori per la Wicca Deme, potrebbe esserci utile la tua collaborazione. Non deluderci. E subito arriveranno. Tempismo perfetto! Abbiamo appena appreso che nella steppa ancestrale è stato avvistato un Gormagala. Non è il Gormagala a cui stiamo dando la caccia, ma potrebbe essere richiesto il tuo intervento. Generalmente cacciamo da soli, ma ci hanno parlato in termini elogiativi di te, stranamente. Anche se non si tratta del nostro obiettivo, il Gormagala è molto pericoloso, sii prudente. Abbiamo già trasmesso la missione a Banco, spero che le tue abilità si dimostreranno all'altezza. Ora andiamo qui sulla tessera Gilda. Allora, qui in sezione mostri ci sono le informazioni su quanti mostri abbia cacciato. Leggete da destra, caccia, sta per cacciati. Quindi vediamo che il Gormagala ha cacciato 7 volte. Sai cos'è qua da dirmi? Oh, ciao, come va? Ho sentito molto parlare di te e delle tue imprese. Quello che invece non so è se possono interessarti le arti di caccia per arco e balestra. Allora, modestamente no, comunque se me ne dai. Sono in vera di generosità, quindi te ne insegnerò due. Prima il grilletto facile terzo, per balestra pesante. Migliore abilità come la velocità di movimento di ricarica, riducendo anche il grinculo. Non è molto diversa dal grilletto facile 2 in effetti, è solo migliore. E ora una per l'arco, tutto per tutto terzo. Anche questa è molto potente. Accelera i tuoi movimenti e riduci i tempi di ricarica per un breve periodo. Quello che la rende migliore rispetto a tutto per tutto 2 è che i suoi effetti durano più a lungo. Wow, pensi di poterle già padroneggiare? D'accordo, se proprio insisti. Grazie mille. Ed ora chi altro c'è qua che vuole parlarmi? Il ricercatore. Oh, ecco, ti ho preparato via la porta, inserito nei mostri, perfetto. Ah, ancora una volta i due fratelli diavoli qui, cosa avete da dirmi stavolta? Ehi, Paleossa, ho sentito che hai superato il grado poppante e hai sconfitto una Carcos, niente male. E eravamo pronti a intervenire per liberarti dalla colata di buco, ma a quanto pare non è stato necessario. Immagino quanto erano pronti, sempre qua seduti, con i loro tazzoni di birra in mano. Vabbè. Grazie a te, oltre a non dover perdere tempo con quella Carcos, potremo tornare alla frontiera giurassica. Ti dobbiamo un favore, Paleos. Ci piacerebbe smettere di chiamarti così, ma è la forza dell'abitudine. Esatto. Ma se dimostrare il tuo vero talento, metteremo da parte quel nomignolo. Abbiamo due missioni per te. Una in singolo contro una coppia di art e una contro un vostro iper. Troverai la prima nei banchi missioni dei villaggi, l'altra al banco missioni della base di caccia. Allora, sei felice di andare a prendere a caccia nella coda qualche vostro? L'idea ti entusiasma, eh? Se non ti entusiasmo abbastanza, qualcosa che lo fa. Se completerai queste missioni, ti premieremo con alcuni materiali da cui potrai cavare un'armatura da paura. Mitico, vero? E ora vai a caccia! Ok. Incazzati proprio. Andiamo a porti. Scommetto che una è un'avanzata e l'altra è appunto una missione mostri iper a 7 stelle. No, io voglio potenziarmi l'arma, mi voglio potenziare, voglio fare cose. Però, devo andare a parlare con la cacciatrice della taverna e quindi va bene, chiuderò la seconda stagione con questo. Ah, salve, capiti qui proprio al momento giusto. Ciao, Batuffola. Non vorrei sembrare invadente, ma apprezzerei se ti occupassi per me di una commissione. Ti sarei molto grata se potessi farti carico della missione che aggiungerò al tuo registro di richieste. Tengo a precisare che le informazioni sulla missione e sul mio lavoro sono alquanto riservate. Se si venisse a sapere cosa faccio e cosa ti chiedo di fare, beh, ci siamo capiti, giusto? Magma ardente di furore, missione base di caccia a 6 stelle. Credo che con questa forse, con alcune missioni, mi sa che completerò finalmente la lista delle missioni a 6 stelle. Tutta la roba che comunque presenterò, mostrerò nelle puntate perché sono tutte quante richieste. E qui abbiamo il gestore della taverna.
Salve mia, vorrebbe ringraziarti per essere dei clienti più affezionati. Gli affari per di lui sono tanto coppie e bene. Tuttavia avremo un problema di cui speriamo potessi occuparti. A causa dell'improvvisa popolarità, alcune parti della driver devono essere sostituite. Ma uno zio che si trova proprio vicino alle parti da sostituire, purtroppo è un tipo iper. Volevo chiederti di prenderti carico di questo problema, via! È una priorità assoluta se vogliamo che i clienti continuino a frequentare il pediluvio. Il lupo e il pediluvio. Va bene, me ne occuperò. Ed ora vediamo sta taverna di cacciatori. Vediamo un po' cosa hanno da offrirmi. Comunque ho sbloccato missioni belle pesanti. Salve a tutti. Magari lui me lo ricordo. Lui che pulisce sempre quel bicchiere. È sempre sporco. Ah, quanto tempo che ci passò qua dentro. Da qua tra l'altro posso accettare le missioni che potevo accettare anche alla base di caccia. Cioè, quindi posso accettare le missioni della base di caccia alta e basso grado e le missioni di grado G. Buongiorno a tutti. Un cliente! Sei un cliente? Allora ti sei benvenuto al mercato della taverna. Mercato della taverna! I nostri clienti di solito sono membri della gente ricercatori della Wikipedia, ma il mercato è aperto a tutti! La nostra merce è la stessa che trovi negli altri mercati, ma se la copri qui hai regalo il mio sorriso. Guardati intorno con tutta calma, ok. È solo più comodo, come al solito. Questa è la zona, tra l'altro, con la musica più allegra, sento. Vedo la fiamma della passione ardere nei tuoi occhi. Dopo tutti questi anni, mi basta uno sguardo per capire chi ho davanti. Questa è l'arena dove i migliori cacciatori mettono alla prova i propri limiti. Nell'arena devi affrontare le missioni sotto pressione nel minor tempo possibile. È una specie di gara a tempo. Molti cacciatori amano mettersi alla prova in questo modo. Non io, però va bene. Ma ci sono due regole che devi rispettare. Prima di tutto non puoi portare niente da mangiare, perché mangiare cibo non avrà alcun effetto. Seconda cosa, non puoi portare il tuo equipaggiamento, né alcun oggetto, penseremo nel darti l'occorrente. Ricorda che nelle classifiche potrai verificare i tuoi tempi e quindi i tuoi progressi. Questo è tutto per ora, non ti resta che provare una missione e sicuramente scalerai le classifiche in men che non si dica. Ti dà il benvenuto, ok, missione arena, missione sfida, quindi queste sono le missioni arena, tutte quelle che ho sbloccato. Anche per caccia miau, qui non c'è niente, qui da... Scusate, no, non ho niente infatti. Qua giù ricordo che c'è anche qualcuno che mi vuole parlare. Qui è la mia sala, la mia camera da letto, infatti. Ah, siete voi? Siete sempre voi due dalla base di caccia e un altro? No, questo è un altro tizio. Ehi là, sono la maggiore Fabio della taverna. Se vuoi creare potenziale o vendere armi e armature, sono la persona che stai cercando. Non scordare di provare l'area preparativi. Siete proprio la struttura dove trovare tutto il necessario prima di una battaglia. Nella stanza in fondo c'è una cassa oggetti tramite cui potrai gestire oggetti del tuo equipaggiamento. Per gestire i compagni e cacciamiao, usa la bacheca compagni. Ricorda di stenderti sul letto ogni tanto, così potrai salvare i progressi. Puoi anche fare un pisolino, nessun problema. Per imparare non c'è il mio modo che provare, quindi provo tutte le funzioni senza timore. Per finire, vorrei darti questo regalo. È una gemma armatura ed è materiale utile per creare decorazioni. Beh, cacciatore con la tua esperienza non hanno bisogno di tante spiegazioni, lo so, ecco, infatti ci è arrivata da solo, stavo per dirlo io. Comunque usa l'opzione forgia le decorazioni. Alla prossima! Grazie. E qui abbiamo un altro campagna armaiolo. Ciao miau! Ti do il benvenuto dalla mia armeria compagnia. Ogni compagno che si rispetti prima o poi finisce qui. Prendi questo brutto mostraccio, prendi quest'altro altro mostraccio! Le armi e l'armatura di questa armeria sono indispensabili per i compagni che sacrificano tutto per la battaglia. Beh, ora sto esagerando, ma era per rendere l'idea. Comunque qui trovi gli stessi articoli che trovi nei villaggi. Ciao miau! Quell'equipaggiamento... niente, lascio stare, non importa mia. Bene, ho parlato anche con tutti qua. Che musica che è sta... Ah, immagino che tu sia quel cacciatore della Wikipedia di cui ultimamente si fa gran parlare, dico bene? Ho sentito dire che hai dato una bella lezione a quel Nakarkos. Non mi dispiace i cacciatori che sanno il fatto loro.
Questo è il mio regno, ti do il benvenuto alla taverna dei cacciatori Il Corno, o come la chiamano tutti, la taverna volante. In passato mi occupavo anch'io di caccia, proprio come te. Mi ero fatto un nome e mi assegnavano sempre molte missioni. Ma torniamo a noi. C'è un motivo preciso per cui ho chiesto alla manager della Gilda della Wicademia di portarti qui. Ho visto ciò che sai fare e mi piace il tuo modo di cacciare. Credo che potresti occuparti di missioni di grado G. Devi sapere che le missioni di grado G non sono per tutti, tesoro. Non l'assegno certo a chiunque passi da queste parti. Se quello che si dice è vero, tu dovresti essere tra i migliori cacciatori che la Wicademia può offrire, tesoro. Che ne dici? Questo accordo potrebbe fare comodo a entrambi, non credi? La tua espressione la dice lunga, tesoro. Benissimo, siamo d'accordo allora. Fammi scrivere il tuo nome nel mio registro. Ti chiami Giada, dico bene? Prima di accettarti ufficialmente per le missioni G, vorrei vedere cosa sai fare. Vediamo. Ah, ecco. Abbiamo appena ricevuto una comunicazione dalla zona del deserto. Che ne diresti di occuparti di un Diablos? Ai Diablos piace infilzare le prede con le loro corna affilate. Se non vuoi bucare la tua bella armatura, devi fare attenzione, tesoro. Puoi accettare le missioni al banco missioni. Lì ti danno anche tutte le informazioni che ti servono, tesoro. E ti prego, usa la taverna come desideri. Accomodati pure adesso. Manderò subito qualcuno per assicurare te. Ah, solo un'ultima cosa. Vedi quella scala? Conduce all'area preparativi. Là puoi trovare tutto ciò che serve al cacciatore. Sono certa che troverai molti oggetti di tuo gradimento, tesoro. Credo di averti detto tutto quello che devi sapere. Da questo momento in poi sei tu la star, tesoro. Oh, perfetto. Ora, il Diablos che sta per arrivare mi è rimasto in testa. È un Diablos comunque di alto grado, ricordo. Però io impiego un'eternità a farlo fuori. Ah, missionatore, ti dai il benvenuto alla taverna dei cacciatori. Sbaglio o è la prima volta che vieni a farci visita? La manager è una brillante conservatrice, ma se sei in cerca di missioni, rivolgiti pure a me e farò del mio meglio per aiutarti. A proposito, è appena arrivata una missione urgente. Ci chiedono di cacciare un Diablos. Si tratta di una missione d'alto livello. Richiede maestria e molta cautela. Cerca di evitare tutti gli attacchi. Se riuscirai a portare a termine questa missione, sarà un onore per me darti accesso alle missioni G1. E sarai felice di sapere che avrai a tua disposizione tutte le missioni di livello compreso tra 1 e 7 stelle. Datti da fare. È quello che voglio. Voglio dare il via alle missioni da quell'uscita. Se prendi parte alle missioni di altri clienti, ti saremmo molto grati se tu potessi registrare la tua partecipazione su questo bacheca missioni, per cortesia. Non vedo l'ora di vedere che cosa sei in grado di fare. Questa è la lista di oggi. Oh, perfetto. Quindi questo è il grado G, ancora da sbloccare, ovviamente. Qui abbiamo la nostra missione urgente, che è abilità leggendarie. Caccia il Diablos di 7 stelle nella mappa delle dune. No, penso che il Diablos che mi sia rimasto in mente sia un altro. È questo. Allora, facciamo questo, l'etamastro. Così se arriva un dai gioco per i coglioni tipo, sicuramente mando. Sì, Baba riuscirà a mandarlo via con le sue bellissime bombe letame. Bene, avevo abbassato un attimo adesso qui perché mi stavo assordando le orecchie. Però adesso rialza 12. Tanto ci penserai il Diablos adesso, eh. Un Diablos ha attaccato un villaggio vicino alla sottana nelle dune. Tesoro, ti va di andare a dargli una lezione? Ma fa attenzione alle sue due corna, con cui effettua una carica devastante. Non mi fanno finire di leggere. E a quando sputa l'improvviso dal terreno, come se non avessi mai battuto un Diablos. Tesoro, non ho problemi, tranquilla. Me lo ricordo traumatico. No, è questo il Diablos che mi ricordo io. Me lo ricordo traumatico, tuttavia, perché, ripeto, ai tempi della mia primissima partita su questo gioco non usavo lo sciame, non giocavo con niente. Massimo giocavo con l'arma iniziale potenziata, che fa cagare in confronto a questa. Allora, tutte le missioni, ragazzi, di 7 stelle. Cioè, tutte le missioni. Mi attizzo tantissimo sta bellissima parola. Tutte le missioni. Mi attizzo tantissimo sta parola. Potrò finalmente vedere le missioni che mi fanno vedere gli ultimissimi mostri del gioco, praticamente, salvo alcuni che sono esclusivi del grado G, che vedremo nella terza stagione. Quindi tra tipo qualche serie, tipo dopo queste puntate, alterniamo con qualche nuova serie e poi ritorniamo su Monster GU per l'ultimo. Rivedete le ultime puntate, ritorniamo per l'ultima volta su Monster GU. Insomma, penso che entro il 2025 penso che farò vedere. Penso che vi pubblicherò la terza stagione entro il 2025 comunque, perché
E nel 2025 esce Monster Hunter Wild, cioè quindi vorrei essere in prima linea tra virgolette quando esce. Vorrei incominciare a registrare subito le puntate quando uscirà, perché voglio registrarci la blind run e già so che non mi deluderà. E considerando che già so che la mia serie uscirà in ritardo di almeno 3 mesi rispetto all'uscita del gioco, cioè voglio registrarlo fin da subito perché so che mi porterà via molto tempo, quindi ah! Mi ha preso lo stesso perché ci sono sta coda del cavolo che mi fa male lo stesso. Ma allora tu devo bere un attimo, signore, che qua guarda, mi basta, come al solito, mi basta stargli sotto in teoria per essere più o meno sicuro. È incazzato. Trova quanto ironico che per incazzarsi non ruggisca, ecco così. Mi volo addosso! Adesso ricordo perché era traumatica sta missione, perché mi ammazzava facilmente. Non solo io facevo cagare a tirargli i colpi, ma lui mi ammazzava pure facilissimamente. Il trauma del diavolo sin alto creato. Comunque, con tutte le robe che ho letto in questa puntata, sono già tra l'altro 1:30 di registrazione e dentro le 2 ore mi devo fermare, perché altrimenti poi si fa tardissimo. Ripeto, non avrei dovuto registrare oggi. A parte che il diavolo è un fottuto trauma quando è incazzato a morte, perché è velocissimo, sarà veloce il triplo del normale rispetto a qualsiasi altro mostro. Cioè, qualsiasi altro mostro è veloce il doppio, lui è veloce il triplo. E non penso sia solo una mia percezione, penso che sia veramente così, perché è troppo veloce nei movimenti. Ma porca puttana, ma Gesù benedettissimo, ma si può farsi colpire dal fatto che c'hai le zampone talmente grosse che mi hai fatto male girandoti, cioè. Meno male che qua mandola, scusa mandola, meno male che non c'hai fuoco amico. Niente, mi prende lo stesso. Che trauma sta cosa, un trauma! Ce la posso fare, entro tipo mezz'ora ad ucciderlo. Oh, stavo per risvenire di nuovo e non vorrei dire, ma poi i danni glieli faccio, quindi i danni li faccio. Scusate il silenzio, ma sono stanca e poi qua ci vuole concentrazione. Non vorrei dire, ma mi ha fatto male correndo via.
Io spero vivamente che dopo questa cazzo si sbloccherò le missioni che voglio io. Così poi da poter potenziarmi la falce di 20 punti d'attacco, perché poi si potenzierà di 20 punti questa falce quando passerà di venire già stanco, e ci credo, non vorrei dire, ma ha fatto due incazzature di perlomeno 50 corse, ecco. È già stanco, non mi sorprende. Non mi sorprende, carissimo, cioè hai fatto 100, hai fatto 1000 metri in 2 minuti. Hai fatto anzi 3 km in 2 minuti, anzi, un'altra roba. E ritorna, me lo sentivo, ritorna alla 7 a mangiare. Perché nella 7 ci sono i cactus. Allora, a quanti fatti dovrebbero veramente sbloccarsi le missioni che penso io che ci chiedono di cacciare finalmente per la prima volta i mostri più cattivi di tutto il gioco, dopo la Kankos, si intende. I primi tra i mostri cattivi di tutto il gioco, perché poi gli ultimi più cattivi, proprio cattivissimi, tipo il trio di Fatalis, quello solo esclusiva della terza stagione. Ale, addio schiena. I miei timpani. No, attimo, non mi fido. Non mi devo fidare. Vai, adesso posso fidarmi. A posto. È ancora stanco. È ancora stanco, che tristezza. È stanchissimo, cioè questa è la mia occasione. Cioè, se me la cavo adesso entro 15 minuti è morto. Bene, questa adesso sta coda la devo cercare di mozzare, però. No, niente. Però ci ho provato. Via. Ma lo stesso! Sti cazzi! Adesso tempo due fughe e si ristancherà di nuovo tantissimo. Cioè... l'ha fatto 3 volte di fila questa. No, anche 4 volte. No, questa è una combo, non può essere spam. Questa è una combo di 4 cariche, questa. È possibile che fosse spam. Tipo, le corse della Ratian era troppo chiamata per essere uno spam. Non voluto. Attenzione, grafica non voluta, che quindi non fa parte di una combo. Questa era una combo micidiale di 4 cariche. E questa è una giada che sta per svenire di nuovo. Uno, due, tre, quattro, sbrigati che sta arrivando! A posto, penso che ora si rigiri. Si rigira e ne fa un'altra. Madonna quanto m'ha fottuta! Quanto m'ha fottuta, grazie mandorla! M'ha fottuta tantissimo, stavo dicendo, che cazzo famo? Dai, il Diablos va bene che non devo puntare a far entrare i mostri nelle trappole, ma il Diablos punta a muoversi in linea retta. Non dovrebbe essere troppo complesso farlo cadere in una trappola, vero?
Eh no. Bravo, guarda gli altri. Guarda le altre, bravissimo. Ho buttato una mega pozione. Ah sì, altri elogi a vostra Art & Gold, soprattutto oltre per aver migliorato i guiver volanti, per aver migliorato l'attacco delle code, ecco. Tra l'altro Diablo, sì, rientra sempre nello stesso elogio, ora che ci penso, perché mi è tornato in mente mentre diceva la frase che Diablo è un weaver volante, anche se non vola mai, è un weaver volante, perché sa volare. Quindi Diablo rientra tra i mostri che effettivamente hanno migliorato tantissimo. Per me sono una cosa inconcepibile gli attacchi non chiamati. Meno male che nel video che mi sono guardata io ho scoperto di non essere l'unica rompicoglioni. Effettivamente tra i giocatori di Monster Hunter ce ne sono molti che si sono lamentati per anni, tra virgolette, tra di loro, di dei mostri, alcuni molto indecenti da combattere e a malapena sopportabili. Meno male, perché finalmente, ripeto, in Monster Hunter World tutti i guiver volanti sono stati finalmente migliorati, a partire dal fatto che ogni loro codata ed ogni loro attacco in corso è chiamato da un'animazione prima. Ricordiamoci che il girarsi non è una chiamata per me. Tank! Questo deve venire avanti, una cosa deve fare, ecco, bravissimo, bravissimo, è riuscito pure a sfottermi grazie al dislivello, è riuscito pure a sfottermi. Guarda, io non sono neanche riuscito a colpirla una volta, ma quanto è riuscito a portarla in vantaggio il dislivello, signor, ma quanto l'ha portato in vantaggio. No, però niente. Che trauma! Continuo a dire che trauma, i Diablos! Però perlomeno la trappola di prima l'ho avvelenato. E qui lo sciame è riuscito a colpire due volte. E poi mi stupì, poi mi sono stupita perché prima era stanco, poi mi sono stupita. Cioè, mi avrà fatto, in 2 minuti avrà fatto 30 corse. Avrebbe fatto un conteggio di quante volte carica il Diablos. L'ho evitato in due maniere terrificanti. Nel senso che non so come ho fatto a schivarlo. Sto facendo malissimo. Malissimo gli sto facendo. Riprova a mangiare, ci riprova, lui ci riprova.
Ma che ci penso che diavolo secco, poteva incastrarsi le corna nella parete, adesso non più. Ale, di nuovo a terra. E tutti gli attacchi sono andati sui piedi, per colpa del dislivello sono andati tutti sui piedi. L'ho schivata! Sono a rischio! Non punta a me. Madotte. No! No! Io non svenirò, bastardo! A posto. Ah, non ti è piaciuta, eh? No! Un altro svenimento su Marta, no! Ce la posso fare, basta che non sparisca la palla pittura proprio adesso. Diablos se la batte con Devil Joe per il mostro con più vita. Mostro normale, attenzione. Bene, la palla pittura è sparita adesso e vogliamo farla finita, Diablos, o devi ancora... Ovviamente se ne va prima, proprio vado a tirare un colpo, poi se ne va in un'altra area. Come minimo ora è di nuovo stanco. E ritorna alla 9. Beh vabbè. Fai i giri lunghi come minimo adesso. Di nuovo. Attenzione, non è stanco. Perché sali? Ma perché sali? Ma... devo evitare di farmi domande. Bravo, scenda, oh. Zoppica! Zoppica, mi fa piacere vederlo. Lo sentivo io che ero vicino alla fine, me lo sentivo. Dopo un po' si impari i tempi. Madonna che botta! Oddio, no, ti prego, no, ti prego, non adesso, Giada! Non morire adesso come una rincoglionita! Non vedo niente, non vedo niente. Ok, lui va a dormire alla 5, è vero. Sentite la chance del cazzo, nel momento, non ho tempo per voi. Sono le 4, è tardissimo. Diablo, senti, ho 10 minuti, dobbiamo finire.
Tablet, metti a fuoco. Ecco, si mette allora, mi è beato. Lui non si blocca come Gormaga, perfetto. Sì, faccio la cucchia alla fine perché voglio vedere di buttare la pega. Tutto bastardo. Dio, che fa, che spavento, che fa vento, sì, che fa vento. Fa vento, lui si fa vento quando si butta nella sabbia, sì. E vive. Ah, Dio mio, no, no, fa ste puttanate, è meglio che non le faccia. Meglio che non le faccia. Mi parte l'euforia, meglio che non le faccia. Certo, che aghe di merda per combattere alla fine. Io che faccio schifo nelle aghe con dislivello. Sto per buttarmi di sotto. Se cadessi di sotto farebbe molto ridere, perché dovrei farmi un giro colossale. Ora però mi serve l'estratto rosso. Ci ha provato, ci ha provato. Non riesco a prendere l'estratto rosso. Oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. No, perdo tutto, ho perso tutto. Non mi fido, non mi fido, mi devo curare ma non mi fido. Voglio, va, voglio, non voglio fare game over all'ultimo. Ce la posso fare, vai. Di nuovo. È giusto qui all'ingresso, però va bene. Sto correndo. È calmo, non è più calmo. No, no, Dio, no, Dio, no, Dio, no, Dio. Già vedevo il game over, lo vedevo già questo. Neppure voluto avere da andarsene alla fine di tutto. Beh, sempre meglio quest'area che questa. Meglio la 4 della 5. Stanco, è stanco, è stanchissimo. Cioè, è stanchissimo, basta.
Se ne va alla 10, vabbè, lo ammazzo che è morto di fatica già. Ah, diavolo, so problema a ucciderti. Non riesco ad ucciderti. Vai, sciame, pungi. Finiscilo. Perché non ce la faccio. Sto impiegando un'eternità. Ma hai impiegato così tanto per uccidere il diavolo. No, Dio benedetto. A 2 ore spaccate di registrazione l'ho ucciso, dai. Yeah. Ok, basta, non avrei dovuto, ripeto, per l'ennesima volta. Questa puntata non andava registrata di lunedì. Perché ora fossi a giovedì potrei andare avanti per un'altra mezz'oretta, anzi forse potrei. Cioè. E invece purtroppo questa volta mi sono toccate solamente 3 missioni. Però hey! Ho sbloccato tutte le missioni a difficoltà 7 stelle secondo quello che dice, che ha detto il missionatore. Perlomeno tutte le missioni Gilda che non sono collegate a delle missioni secondarie, cioè delle richieste. Perché alcune missioni si sbloccano solo se completi delle richieste prima, perché fanno parte di una catena di richieste ben precisa. Dunque, finché non completo tale richiesta, non si sblocca tale missione. Diciamo che adesso ho sbloccato in teoria tutte le missioni che la gente mi può dare di base, ecco. 28 minuti, GC9. Ora puoi avere fino a 5 richieste all'aperto della diffusione, la sezione colore armatura è disponibile. Di nuovo, era disponibile prima, probabilmente è disponibile da un'altra parte. Vediamo un po'. Che inaspettato piacere rivederti, tesoro. Te la sei cavata bene con quel Diablos. Credo di aver fatto un buon affare ad Argolati. Sei promettente. Anzi, sei più forte di quanto si dica in giro. Ecco, vedi, adesso puoi accedere alle missioni G1. Rivolgiti al missionatore della taverna, tesoro. Questo significa che ti è stato ufficialmente riconosciuto il GC9. Complimenti, tesoro. Lavora per me, tesoro, e non te ne pentirai. Fammi vedere cosa sai fare. Buona taverna, grazie. Vediamo un po'. Sei di ritorno, la manager ha gentilmente autorizzato il tuo accesso alle missioni G1. Le missioni di Angle G sono per cazzatori audaci, poderosi, e tutti d'un pezzo, direi che sono fatte su misura per te. Avrò da... ma raga, bestemmia come non so cosa nella terza stagione con il grado G. Ce n'è uno in particolare che mi incuriosisce. Richiede di cacciare un Yakut Ku che è stata avvistata alle rovine elevate. Vedo una richiesta d'aiuto anche dal deserto. I mostri in questione sono un cefadone mondaino habitat. Io resto qui, sempre a tua disposizione per informazioni e consigli. Decidi pure col capo quale missione desideri affrontare. Non c'è nessuna offerta. No. Quindi questo è il grado G. Che oltre a promettere una pagina buona di tour che vedremo questa volta, non la scamperete ragazzi, perché i tour, le mappe nel grado G presentano tutti quante nuove materiali da accogliere, quindi sì. Allora, promette bene, come dice anche il carissimo missionatore, promette bene, anche perché sono solamente 3 pagine, ma già me lo sento che saranno troppe le vignette da leggere. Ho troppe vignette da leggere, sentiamo. Partiranno per giungere il colore all'armatura del tuo compagno nella bacchetta compagni. Quella cacciatore può definirsi tale se i compagni non indossano un'armatura deliziosamente colorata. Ok. Poi vediamo.
Sai che ora puoi rimuovere il limite del tuo equipaggiamento? La rimozione del limite permette di potenziare l'equipaggiamento anche dopo che hai raggiunto il livello massimo. Per farlo avrai bisogno di materiale Zenny, buona fortuna. Dovrai avere armi e armatura al massimo della potenza per poter usare la rimozione del limite. Guarda la lista di armi che puoi forgiare direttamente al massimo livello. Per vedere di che si tratta, seleziona Forgia e scorri fino all'ultima pagina. Aspetta, ok. Vediamo qua la base di caccia. Andiamo qui. No, non ho mai conosciuto nessuno con la tua stessa voglia di esplorare nuove avventure culinarie e pericoli vissuti. Ok, buono visto tutti. Ok, non lo leggo perché l'ultima volta mi aveva fregato. Vediamo qui, non ho dato un'occhiata alle missioni che sono apparse nella vecchia lista. Vediamo. Allora, nel GC6 qui è comparsa questa, con una gara nella steppa. Poi qui è comparsa anche Magma Ardente di Furore, che era richiesta di Patuffola, che le completerò entro la prossima puntata, penso. Poi queste sono vecchie. Questa è vecchia, questa è vecchia perché l'ho sbloccata prima, questa va a fare, questa è vecchia, questa è vecchia. Nero spirito dei Gajang, questa no, questa l'ho vista prima, questa l'ho vista. Il lupo e il pediluvio, questa è la richiesta. Gli uccelli predatori, vecchia. Anello del sole argentato, mamma mia, ragazza, lo sono argentato. Grazie Andorata. Il Gajang furioso. È un Gajang furioso questo. Ve lo dico io. Figlio della distruzione. Una scossa nel buio. Due Gajang furiosi. Voi verso il silenzio che chiede il Cameleos. Imperatore di fiamma che chiede il Teostra. Pessime notizie. A Cantor. Zero assoluto. Ucanlos. L'avvento della calamità. Amazu. E per concludere. Luce nell'oscurità. Che chiede all'Atreo. Che non ha direttamente nessuna immagine. Perché è un drago nero. E i draghi neri non c'hanno iconette. Nelle vecchie generazioni. Ok. Queste ragazze sono... Allora, già ve lo dico subito. Queste sono le due missioni. Questi sono i due... Allora, questi qui sono i quattro, tra virgolette, pezzi grossi che non vedevo l'ora di vedere. Ancora di più che i draghi anziani di dimensioni normali. Perché questi invece sono dei draghi colossali, tra virgolette. Sono i pezzi grossi. E questi due in particolare mi regalano in cristallo Weaver. Solo due. Quindi penso che nella prossima puntata la aprirò cacciando uno di loro due. Così finalmente potrò potenziare la faccia occulta come si deve. E... Per finire riprendiamo il completamento delle richieste. Beh, non c'è altro da fare. La missione tra l'altro dello sciame non è ancora comparsa. Quindi ragazzi, direi che finalmente il video di oggi su Monster Hunter Generations Ultimate è più breve del solito, purtroppo, ma perché c'avevo fretta. Io direi che posso concludersi qui. La prossima volta facciamo uno dei due mostri provenienti da Monster Hunter DOS. E poi riprendo a completare le richieste. Nel frattempo, che sono le ultime cose che ci restano da fare praticamente qua nella seconda stagione. Poi finalmente passerò con la testa alla terza stagione. E di conseguenza mi prenderò una pausa da Monster Hunter GU. E riprenderò non so quando, ma comunque state tranquilli che penso che entro il 2025 il grado G lo vedrete. Nel frattempo, se questo episodio vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace. È la vecchia auto questa. Lasciate un mi piace se siete arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso invece in cui non vogliate continuare a seguirmi, coraggiosi voi che siete arrivati alla fine di questo video. In descrizione trovate, oltre ad un'utile selezione scene, il link al mio profilo Instagram e il link alla playlist completa su questo gameplay. Infine nella sezione community ci vediamo, ogni tanto esce qualche nuovo post. Detto ciò, noi ci vediamo alla prossima!